Sapete come si ottiene la carta verde per meriti sportivi? Scopriamolo intervistando Andrea Galbiati, che è campione mondiale italiano di kickboxing, che ha partecipato anche alle Olimpiadi. Ciao mondo! Bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss, la vostra brand ambassador da New York. Per contenuti su New York, Stati Uniti, donne imprenditrici e anche video motivazionali, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Oggi parliamo di nuovo di come trasferirsi in America e copriamo argomento carta verde, ovvero come ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Come anticipavo in altri video, vi lascio qua sopra la playlist di come trasferirsi negli USA e i video su come ottenere diversi visti. La carta verde si ottiene in diversi modi. Si può vincere tramite la lotteria, e su questo ho fatto un video intervistando Melissa, ve lo lascio qua sopra. Si può ottenere tramite matrimonio con un americano o un'americana, tramite sponsor di un'azienda per cui si lavora. Si può ottenere tramite ricongiungimento familiare e si può ottenere anche tramite meriti. In questo caso parleremo di come ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Vi ricordo anche di visitare il mio sito www.newyorkcityforall.com, dove trovate tutti i servizi che offro a New York e negli USA e anche la sezione blog con tutte queste informazioni di cui vi sto parlando. Quindi andiamo a scoprire di più su come ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Sono molto contenta di presentarvi Andrea. Andrea, sei con noi? Forza Italia. Eccolo! Ciao Andrea! Ciao, 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 Dai. benissimo, grazie. Ti ho già introdotto e ho già detto che parleremo di come trasferirsi in USA tramite carta verde e come ottenerla tramite meriti sportivi. Parlaci un attimo di te, di dove sei e cosa facevi prima di venire a New York. Parliamo dell'età, che sono sulla cinquantina da poco. Ho sempre fatto lo sportivo, quindi sono nato in palestra a 4 anni, sono andato a fare judo fino a 15 anni, poi a 15 anni ho scoperto la kickboxing fino a 39 anni. Quindi una lunga carriera, vincendo 4 volte il titolo italiano, un europeo, 2 mondiali, e poi chiaramente finita la carriera ho iniziato quella da coach, dove sono riuscito ad arrivare alle Olimpiadi di Rio, portare atleti nell'UFC, Glory, Kickboxing. Beh, un sacco di goals, tanti traguardi Soddisfazione. raggiunti, no? Tante soddisfazioni. Confermo. E non so se ve lo ricordate, Andrea era apparso nel video di come trasferirsi negli Stati Uniti, parte 1, e lui dava la testimonianza di come era passato da un visto B alla carta verde. E il video ve lo lascio qua sopra. Volevamo cercare di capire un po' come funziona l'ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Nell'altro video anticipavi che tu sei arrivato con un visto B, giusto? Esatto, quindi da l'esta trimestrale, diciamo, di validità 90 giorni, ho fatto richiesta per il visto B1, B2, è un turistico prolungato, quindi valevole 6 mesi, della durata di 10 anni, quindi 6 mesi negli Stati Uniti, 2 o 3 mesi in Italia, 6 mesi negli Stati Uniti, quello che ho fatto io per, diciamo, 2 o 3 anni. E come mai hai scelto un visto B? Venivo in America per allenarmi, perché Ok. comunque è un visto che non ti permette di guadagnare, quindi non puoi Certo. prendere soldi. Quindi io venivo ad allenarmi e poi tornavo in Italia e combattevo nei 3-4 mesi che magari ero tornato da questa esperienza americana. E dove esattamente ti allenavi? Solo New York o anche in altre città americane? Las Vegas. Las Vegas e New Ho York. fatto delle esperienze, sì. Kickboxing e pugilato, un po' Pugilato? tutte e due. Ok. Pugilato professionistico, sì. Poi non sono riuscito a debuttare per vari problemi, però ho imparato tanto, ecco. Sono stati 2 o 3 anni super focus di sport da combattimento. E giusto per capire così, quanto ti allenavi? Quante ore a settimana? Come funzionano gli allenamenti qua? Diciamo che siccome era un lavoro, tra virgolette, quindi uno sportivo fatto per lavoro, anche se non incassavo soldi perché, ripeto, mi allenavo e basta, parliamo almeno di 5 ore al giorno, un 2-3 ore la mattina e un paio d'ore alla sera, o viceversa. E di solito facevo 5 su 7, quindi 2 giorni di riposo, e gli altri giorni invece mi allenavo 5 ore al giorno. Pugilato, sicuramente gli Stati Uniti è la patria, quindi Certo. in Europa abbiamo l'Inghilterra, un po' la Germania, sta riesplodendo la voglia in Italia grazie a vari promoter che ce la stanno mettendo tutta, però gli Stati Uniti è chiaro, è il loro campo, il pugilato non ha Non ha confronti con parte. nessun'altra parte al mondo, esatto. E tu come hai scelto la scuola? Sono andato diretto su quella che ritenevo la
più importante di New York, che si chiamava Gleason Gym, dove sono Gleason, 130 campioni del mondo. Wow! Non sapevo che fossi allenato lì. Sono stato l'unico italiano, diciamo, che può permettersi, tra virgolette, di dire che io veramente ho insegnato lì 7 anni. Di che parliamo? 2009, quindi fa un 2010-2017. Ha insegnato, ok. Ha insegnato. E sono uno che veramente ha insegnato sempre, anche nel loro sito, dei vari coach, io ero presente, cioè non ero una meteora, perché vivevo lì. Quando ho iniziato poi la pratica appunto della Green Card, che stavo fisso a New York, ero un insegnante della Gleason Gym per tanti anni. Ci vado spesso, ci passo spesso anche nei miei giri, quindi e è quindi, tanto di cappello. I miei fratelli, ci sono anche la mia foto, e dentro nelle foto della Gleason Gym. E non l'ho Gym. Mai visto? La mia foto, sì, piccolina chiaramente. Dov'è la foto? È una bacheca con tutte le foto. Chiaramente la mia è piccolina e sono fortunato che c'è anche la mia foto. Certo, ovvio. Gli altri sono certo 100.000 volte più forti campioni di me, però la mia soddisfazione di avere la mia fotina lì in mezzo, io basta, sono contento. Quella sì che è una soddisfazione sicuramente. Bello, bello. Quindi dicevi, sei venuto ad allenarti. Ti ricordi più o meno i costi? Vagamente erano sui $90 al mese l'entrata. Puoi usufruire degli orari, quindi che possono essere 6 del mattino, 22, entrata libera, 7 su 7, forse la domenica chiudeva un paio d'ore prima, però paghi solamente l'entrata, quindi all'interno fai l'allenamento da solo. Mm-hmm. Se poi vuoi un coach privato, perché non ci sono classi, paghi in base a quanto chiede il coach. Certo, $20 all'ora, $30 all'ora, 50, quello che è. Okay. Cosa che ho fatto io, chiaramente dopo. All'inizio ho fatto 2 o 3 anni ad allenarmi, poi quando ho smesso di allenarmi ho iniziato io a insegnare lì. E questi 3 anni che nomini, che anni erano? Prima del 2009, quindi? Dal 2006 al 2009. Io avevo quel visto B1, B2. Okay. Poi nel 2009, quando ho iniziato la pratica, 2010, adesso quegli anni lì, per la Green Card, ho smesso di combattere e ho fatto solo il coach a tempo pieno, il trainer. Parliamo un attimo, visto che l'hai nominata, passiamo al discorso di come ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Cioè, com'è il procedimento per ottenere la carta verde in questo modo, e anche tempistiche e costi, se te li ricordi? Ci sono 2 metodi. Prima di tutto bisogna avere un visto valido, se sei già sul territorio americano. Se invece sei in Italia, chiaramente parte tutto da capo. Io avevo già un visto valido, perché avevo il B1, B2. Quindi non sono dovuto uscire dagli Stati Uniti. Perfetto. Quindi nei 6 mesi che avevo la validità, ho fatto richiesta per la Green Card. Che è molto difficile questo passaggio, da un visto passare diretto alla Green Card, da un B1 B2 diretto alla Green Card. La cosa più intelligente è dal B1 B2 passare allo One. Poi, dopo ottenuto lo One, che è un altro visto, però di lavoro, passi alla Green Card. Fare quel passaggio diretto, come ho fatto io, molto difficile. A meno che tu hai veramente dei grandi, grandi requisiti. Però loro hanno guardato molto gli ultimi 5 anni della mia carriera. E a me ha avvantaggiato, perché negli ultimi 5 anni di carriera ho ottenuto tanti successi. Quindi sono stati quelli che mi hanno dato la spinta per fare quel passaggio diretto da un visto B1 B2 alla Green Card. Okay. E la mia carriera era sulla fine, quindi io non avevo il tempo di poter fare lo One e poi la Green Card. Ho rischiato di colpo, la spacca. Certo, però comunque avevi una bella carriera alle spalle. Però chiaramente i titoli li avevo, certo. Li avevi, e anche un'esperienza in territorio americano di 4 anni. Certo, ottenuta come fighter, perché c'è molta differenza tra fighter e coach, sono 2 carte verdi diverse, quindi tutto il mio curriculum era fighters. Okay. Io non ho messo dentro niente, io ho sempre allenato, perché ho iniziato ad allenare in Italia, ho fatto i corsi, gli stage, i seminari, ma quello è un altro lavoro, quindi è un'altra tipologia di Green Card. Quindi io ho dovuto usare solo tutte le referenze, tutti i diplomi, eccetera, riguardanti i fight, non il coach. Ovviamente con un avvocato di immigrazione, quanto ci hai messo per mettere tutto da parte, tutti i documenti, le prove? Sei pronta? Più di un anno. Normale, non so, stupita. No, lo so. Io sono fortunato che avevo tanto via. Sono uno che comunque gli articoli di giornali, quello, sono sempre uno che ha tenuto, cioè per ricordi personali. E mi sono, nel momento giusto, detto, sono fortunato e sei furbo perché ce li ho. Non devo andare a cercare
fare chissà che cosa. Ti hanno chiesto anche referenze? Allora loro mi hanno dato, per passare dal B1-B2 diretto alla green card, una lista di documenti che avevo bisogno. Mm-hmm. Togliamo quelli semplici che sono foto, passaporto, due foto, gli altri 8 punti, 7 punti importanti erano tutti gli articoli di giornale che sono usciti su di me, tradotti in lingua inglese, timbrati. Io ne avevo 140, quindi... Il lavoro è durato tanto. Certo. Poi persone che ti referenziano, lettere di persone con foto insieme, quindi io e un campione chiaramente o europeo del mondo, quindi un altro sportivo o della kickboxing o del pugilato, ma di alti alti livelli, più di me, molto più famoso, che dichiara che comunque io sono stato un bravo atleta, onesto, non sono mai andato in prigione, ho sempre aiutato il prossimo, eccetera. Tutto tradotto in inglese, chiaramente. Almeno dai 5 alle 10 referenze, quindi comunque ho dovuto ricontattare tutti i vari campioni. Mi fai questo favore, quello, quell'altro, eccetera. Un altro documento importante, le varie federazioni o enti del pugilato, della kickboxing, i presidenti dovevano dichiarare che io avevo combattuto per loro, che ero stato nella nazionale, che ero importante. Non ero uno di 500 atleti, ero uno dei primi 10, 3, 8 delle varie federazioni. Riguardo a questo, io aggiungerei una cosa, visto che ho fatto un video qualche settimana fa dove parlo di come trasferirsi negli USA, la parte 2, dicevo appunto che se vai in overstay di più di 180 giorni poi ti bannano dagli Stati Uniti d'America, ma in questo caso volevo precisare che quando fai la richiesta per un altro visto, per la carta verde in territorio americano, non vai in overstay perché praticamente stai facendo un passaggio da un visto a un altro, quindi tu non eri illegale, stavi solamente preparando tutti i documenti ed ottenere la carta verde. Cioè tutti i documenti vengono spediti in due punti degli Stati Uniti che li elaborano, controllano e decidono se tu sei idoneo a ottenere la carta verde. In caso tu non fossi idoneo, loro ti mandano un foglio con su scritto new evidence, quindi vogliono ancora documenti, ti danno un tempo di 30 o 60 giorni per dimostrare l'extra, la proof. Esatto, l'extra che gli serve a loro, cosa che per fortuna a me non è successa, è andato tutto liscio. Come diceva Andrea, per qualsiasi visto, USCIS, quindi il nucleo che si occupa di immigrazione, non ha abbastanza prove, visto che stai richiedendo, ti chiede la proof of evidence, quindi sono documenti extra che tu devi procurare per ottenere appunto quel visto o la carta verde. Oppure non prenderlo. Oppure te la negano, esatto. Perché tu non hai documenti nuovi, non sono quelli che loro aspettavano, sono anche dirti decline, ciao. A livello di costi, parliamo della presidenza Obama, quando tu hai chiesto la carta verde? Cioè, forse 2012, 2011, quegli anni lì. In quegli 2012. Anni, sì, quando mi sono trasferita io, quindi sì, c'era Obama. Le cose erano, diciamo che erano un po' più semplici rispetto ad oggi. Sì, confermo. Io ho pagato solo l'avvocato, quindi lui ha messo dentro tutti i vari form, come dici te, tasse per quello, Credo di aver capito che un 70% del prezzo è obbligatorio, nel senso sono tasse, sono varie cose, lì non si scappa. L'altro 30% è dovuto all'avvocato, non si scappa. E lì c'è molta differenza in base alla qualità dell'avvocato. Certo. Io sono onesto, avevo una grossa conoscenza di questo avvocato perché per vari motivi aveva già lavorato con amici miei, tutti sportivi, quindi era anche uno molto esperto nel campo sport di tutti i generi, quindi ballerini, pattinatori, tennisti. Mi sono affidato a lui che era numero uno, uno dei numeri uni. È chiaro che la parcella la paghi, è diverso. Però io non potevo rischiare a 39 anni di trovarmi uno che pagavo la metà della metà e poi mi diceva la pratica non è andata a buon fine, mi serve quello, dammi ancora $1,000, $2,000. Quindi ho detto vado deciso. Sul sicuro. Devi andare me la rischio e quello che mi dice lui è legge. Quel 1,000-2,000 in più a me cambiava la vita proprio a livello di tempi. Non certo economici, perché quello è tutto, sto dando il 90%, gli do il 100% in quel momento. Mm-hmm. Quindi un altro magari ti chiede 9, io ho pagato 12, sono onesto, $12,000. Mm-hmm. Però è andato tutto liscio. Io ho ottenuto subito dopo che lui ha spedito i documenti, è andato tutto liscio. Dopo 3 mesi mi è arrivato un documento
per poter lavorare. EAD, Employment Authorization Card. Ok, dopo 3 mesi. Dopo 6 mesi mi è arrivata la conferma che la green card era stata approvata. Dopo un anno esatto mi è arrivata fisicamente a casa la green card. Quindi ci hai messo un anno per preparare e un altro anno per ottenerla. Sì. Ma per preparare dura. Se sei preparato negli anni te li metti lì. Certo. Ma se non sei preparato negli anni, di colpo uno ti chiede fammi vedere la foto di quando hai vinto il primo torneo. Ma dov'è la foto? Certo. Quindi intanto consigliamo di impacchettare tutto il materiale che si ha negli anni. Io ho altri atleti nella stessa situazione che magari chiederanno la green card fra 3 anni. Cosa gli ho consigliato? Metti tutto via. Tutti i documenti, tutte le foto, gli articoli di giornale, mettili via adesso perché saranno molto importanti se tu avrai voglia di chiedere o lo one o la green card. Perché poi non li troverai, non saprai dove sono, hai fatto un trasloco, lì altro che un anno, ce ne metterai 3 per trovare. E come mai dicevi prima che bisogna passare prima dalla one e poi alla carta verde? Qual è la differenza? La differenza è in base alle tue qualità. Se te sei molto grezzo, di medio livello di qualsiasi sport, da un visto normale chiedi lo one. Se sei Valentino Rossi non devi passare dallo one, vai diretto alla green card. Riguardo lo one, che non è solo per meriti sportivi, ho intervistato un altro ragazzo, abbiamo parlato del modo in cui l'ha preso, lui è un parrucchiere, Alessandro, vi lascio il video qua sopra. Lo one è un visto artistico, che si può ottenere se sei specializzato in un campo preciso. E rientra anche lo sport. Esatto. Quindi è chiaro che se uno ha vinto 5 titoli mondiali, 5 volte le Olimpiadi, non gli conviene farlo. Gli conviene andare direttamente a fare la green card perché le possibilità che gliele danno sono alte, alte, alte. E invece consiglieresti alle persone che eventualmente vogliono, stanno cercando di prendere lo one o la carta verde per meriti sportivi, di fare un'esperienza in loco di più tempo? Tieni conto che non puoi lavorare. Carta canta, loro vogliono vedere cosa hai vinto, ma non perché ti sei allenato nella palestra più importante del mondo, a loro non interessa. Cosa hai vinto? Sono andato alle Olimpiadi, ho fatto quello, non serve che siano in America per farlo. Guarda, un'ultima domanda prima di salutarci. Visto che ti sei allenato per tantissimi anni in Italia, che differenze hai notato con l'Italia, appunto, a livello del combattimento, ma anche di insegnamento? La grossa differenza che noto e che vedo ancora tuttora è che la facilità di queste palestre americane, ma New York è prima di tutto, che ci sono tante palestre in una città. Ce ne sono 30, 40, 50, quindi per diventare bravi devi avere, si chiama sparring, devi, diciamo, combattere, tra virgolette, con un altro del tuo pari peso, eccetera. A New York è facile, bastano 2 telefonate e quindi si incontra uno che è il tuo livello, eccetera. In Italia la difficoltà è questa, che magari uno vive a Milano e l'altro vive a Torino. È difficile riuscire a migliorare velocemente perché questi sparring partner sono molto lontani. Non hai la possibilità perché ci sono meno palestre. Meno palestre, meno fighters. Meno fighters. A livello di maestri anche gli italiani sono bravissimi, non posso dire nulla, quindi questo invece è chiaro una pecca nostra perché noi solo calcio, 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 calcio. E come ti sei sentito a essere campione mondiale di kickboxing? Qual è la sensazione? Se lo sport, traguardi della vita, sacrifici, cioè dolori fisici, quindi è uno sport individuale molto, molto, molto difficile. E come tutti gli sport, però deve essere così. E ancora insegni, Andrea? Adesso insegno, sono uno dei responsabili della Micronesia, che è un piccolo stato nell'Oceano Pacifico, un atollo, dove io insegno insieme a Eric di Vinagracia, che è un coach americano che si è trasferito lì. Siamo già andati insieme alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e quindi cerchiamo di andare a Tokyo 2020. Sarà 2021, ma si chiamerà sempre Tokyo 2020. E poi a New York adesso insegno a casa, quindi ho fatto una palestra privata. Mi appoggio alla Gleason, alla Mendez, alla Fight Factory, mi appoggio esclusivamente per gli sparring partner, però insegno a casa e basta. Non mi ha regalato niente a nessuno, quindi... No, lo so, ne abbiamo parlato. Io ho fatto 100 milioni di sacrifici. Bisogna farli, no? Per raggiungere gli obiettivi. Non arrivano... Di qualsiasi genere. Ti vuoi lasciare con un consiglio? Giovani, consiglio di non mollare mai, proprio fissi. Sarei curioso di sapere chi ci sta guardando, se c'è qualche sportivo interessato anche alla tua carriera, magari ci lascia qualche commento. Ti ringrazio, è stata una chiacchierata sicuramente interessante e esaustiva, secondo il mio punto di vista. Speriamo che sarà utile. Tutto sulla mia pelle, io sono pronto a dare consigli e aiutare la gente, l'ho sempre fatto perché sei seria. Ecco la tamba!
Andrea, grazie mille per essere stato con noi oggi. Grazie per tutte queste informazioni. A me questa intervista è piaciuta tantissimo, ringraziamo ancora Andrea per essere stato con noi e per averci dato tutte queste informazioni su come ottenere la carta verde tramite meriti sportivi. Se avete domande per Andrea, lasciatele qua nell'info box, fatemi anche sapere cosa ne pensate di questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto, lasciatemi un sacco di thumbs up. Mi farebbe piacere comunque ricevere i vostri input sulla tipologia di video che vi piacerebbe vedere nel canale. È arrivato il momento di annunciare il miglior commento del video precedente. Vi lascerò tutti i link dei video che ho nominato in questo video anche nell'info box. E se venite a New York ricordatevi di contattarmi. Per oggi è tutto da Chiara Ladyboss a New York. Bye guys!